Per tantissime famiglie quello di quest'anno è un Natale di difficoltà, con duri colpi inflitti da pandemia, caro vita e carenza di lavoro. E nell'omelia della messa di Natale il Papa ha invitato i fedeli a non dimenticare proprio i poveri. La povera mangiatoia fa emergere le vere ricchezze della vita, non il denaro e il potere, ma le relazioni e le persone, ha dichiarato il pontefice. Durante la celebrazione, nella Basilica di San Pietro, sono anche riecheggiate le note del Tu scendi dalle stelle, composto da Sant'Alfonso Maria de Liguori. A trasmettere pensieri ed emozioni in questo giorno speciale è il responsabile della Caritas della diocesi di Nocera-Sarno, Don Enzo Di Nardi, che ha fatto sue le parole del pontefice. Beh, questa tradizione del tu scendi dalle stelle ormai nella nostra natura umana, natura del Natale, le festività del Natale sono scandite da questa canzone. Quest'uomo, Sant'Alfonso, si è immerso in questo presepe, ha visto bene i dettagli del presepe, la mangiatoia, la paglia, il freddo, i pastori, ed è riuscito ad elevare a Dio una melodia straordinaria che è arrivata fino ad oggi, ma che arriverà secondo me fino alla fine dei tempi, perché il Tu scendi dalle stelle di Sant'Alfonso è la melodia di un uomo che canta la povertà di un Dio che si è fatto uomo per farlo diventare Dio. Questo Papa ci insegna con il suo stile di vita e con questo anche camminare affannato che la Chiesa è alla ricerca dei poveri. Non vi è più lo sfarzo e la ricchezza di un tempo dove si mettevano in evidenza diciamo i tesori della Chiesa, ma questo Papa mette in evidenza la sua umiltà, la sua fragilità, e ci insegna che noi dobbiamo andare alla ricerca di questi poveri. Gesù stesso è nato in una stalla, in una mangiatoia, poteva scegliere una reggia, e invece gli angeli hanno detto: troverete un segno, un bambino avvolto in fasce in una mangiatoia. È il segno che la povertà che Gesù ci insegna salva il mondo e fa giustizia, perché colui che era ricco si è fatto povero, e anche noi nella nostra vita dobbiamo distribuire i nostri averi con chi ne ha bisogno. La storia del Natale che mi colpisce di più in questi giorni è quelle persone che non riescono a trovare un senso alla propria esistenza. Nonostante gli aiuti, nonostante quello che possiamo fare per loro, però alcuni fanno proprio difficoltà, e vedere certe persone che non riescono neppure a trovare, cioè il tetto glielo offriamo, gli offriamo da mangiare, ma poi non riescono a trovare se stessi, e questo per me è una grande amarezza, perché anche altre persone cercano questo senso della vita. Ci sono le condizioni economiche buone, però non riescono, perché la pace quella viene solo da Dio, e solo Dio può donare pace a questi uomini. La situazione nel nostro agro è una situazione molto, molto difficile, perché la carenza del lavoro, le varie situazioni che noi abbiamo di persone che sono alla ricerca di un senso anche della propria esistenza, la mancanza di poter arrivare a fine mese, famiglie che si trovano in una condizione di disagio, ci creano una situazione in cui tante persone chiedono il nostro aiuto come Caritas, ma la Caritas da solo non basta. La povertà, l'aiuto ai poveri può essere risolto con l'aiuto della collaborazione di tutti. Non possiamo credere che sia la Chiesa che possa risolvere tutto, o che sia una persona che possa risolvere tutto. Ognuno di noi può dare il proprio contributo.